Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti su Due al Tubo con questo video che vuole essere un video tutorial su come personalizzare il Samsung Gear S3 Frontier alla luce anche della presentazione che ha fatto Samsung nei giorni scorsi in cui, come sapete, ha presentato il modello S10, ha presentato il Galaxy Fold, che è un prodotto veramente particolare, molto figo, e ha presentato anche il Galaxy Watch Active, il che lascerebbe anche presupporre o presagire che presto i vecchi modelli wearable come l'S3 di cui noi parleremo oggi potrebbe anche scendere di prezzo. Sapete che soprattutto nel periodo del Black Friday si trovava anche a 190 euro un orologio che è arrivato anche a costare 480-450 euro. È un ottimo prodotto, io lo utilizzo e mi sono trovato benissimo, tranne per un piccolo particolare che è stato risolto visto che finalmente anche il modello Gear S3 è stato aggiornato a Tizen 4 e quindi si sono risolti quegli unici piccoli problemi che aveva questo telefono, questo, scusate, orologio, che riguardavano soprattutto le notifiche delle applicazioni più famose come WhatsApp. Tra l'altro la Samsung aveva dato un po' la colpa, non è mia, alle applicazioni terze, quindi alle compagnie esterne che dovevano ottimizzare le loro applicazioni sul Tizen del Gear S3, quando poi invece in realtà con l'uscita del Galaxy Watch tutti questi problemi erano stati fixati, quindi evidentemente poi la community è insorta perché ha detto allora la colpa non era di WhatsApp, ma eravate voi che non volevate aggiornare o non volevate sistemare questo problema. Tantissima gente stava cambiando orologio per colpa di queste notifiche. Non so se sapete il problema. Praticamente, quando vi arrivavano i messaggi su WhatsApp, se un contatto vi mandava diversi messaggi, riuscivate a visualizzare e quindi a rispondere soltanto all'ultimo. Questo era un grosso problema perché ovviamente si parla a rate. Ciao, invio. Come stai? Invio. Che fai? Invio. In questa casa avresti visto solamente che fai. Vi voglio far vedere come è facile personalizzare il quadrante in maniera completamente gratuita e veramente semplicissima. E allora ragazzi, andate sulla pagina principale di Facer, ovviamente createvi un account in maniera tale che poi quando lo scaricherete nell'orologio e nel telefono l'account sia univoco. Poi basterà andare sul vostro browser e collegarvi appunto al sito Facer e avrete una situazione come questa in cui potete creare un nuovo design. C'è una categoria a parte per gli Apple Watch, poi c'è il modello completamente vuoto che aprite e avete soltanto l'orologio, altrimenti vi dà un preset per quanto riguarda quello analogico e quello digitale. Io vi apro a mo' di esempio la variante analogica per farvi vedere che la base si presenta con uno sfondo scuro e le tre lancette principali, ore, minuti e secondi. Non vi faccio vedere proprio passo per passo come si crea perché sarebbe veramente una perdita di tempo, in quanto è molto molto semplice, e vi faccio vedere come io ho ottenuto questo Rolex, quindi lo vedete adesso nel computer, ma ve lo faccio vedere anche qui. Ecco qua il Rolex. Intanto apro il progetto. E voi come prima cosa dovete andare su Google, selezionare una ricerca, scrivere quadrante Rolex ad esempio, ovviamente cliccate su immagini e vi consiglio ragazzi di andare su strumenti e mettere come dimensioni grandi, se è il caso di fare un upscaling o comunque di poter lavorare su un'immagine ad alta risoluzione. Questo è il mio progetto che ho chiamato ovviamente Rolex. Come potete vedere c'è il quadrante, ci sono queste lancette e anche queste altre tre. Ora ve le spiego un po' tutte. Intanto come si importa un'immagine? Questo ragazzi è facilissimo per voi, comunque ve lo faccio vedere da background image, poi cliccate e potete scegliere delle immagini di sottofondo, altrimenti cliccate sul più e aggiungete la vostra immagine preferita. Per quanto riguarda le lancette, ragazzi, ci sono tantissimi modelli di lancette, ma la cosa veramente interessante è che potete andare voi stessi a selezionarne una. Per selezionarne una cosa importante è trovarle già scontornate
oppure trovarle con un disturbo di sottofondo, quindi uno sfondo bianco, uno sfondo nero, uno sfondo che sia facilmente eliminabile su Photoshop, oppure anche su internet esistono dei programmi completamente gratuiti che servono semplicemente a fare delle operazioni mirate. In questo caso scontornare e creare la trasparenza all'esterno, diciamo in background, perché sennò altrimenti carichereste la lancetta con lo sfondo, il che andrebbe a sovrapporsi appunto sul vostro quadrante. Vi faccio vedere come è facile personalizzarla al di là di tutte queste varianti che avete. C'è anche la possibilità, vi faccio vedere dalle opzioni avanzate, quindi dalle impostazioni avanzate, potete anche fare precisamente come ho fatto io, o comunque il concetto è lo stesso. Intanto, importantissimo, se andate a modificare la lancetta, quindi se la andate a importare, dovete stare attenti a dove la sistemate come centro, perché se prendete una lancetta lunga che ha per esempio il centro, quindi il perno su cui gira nel centro della lancetta, dovete posizionare appunto il centro proprio col centro fisico dell'orologio e poi andare a sistemare questa rotazione, che è questa quella di default. Cancelletto DVFKS cancelletto. Ce ne sono tantissime di rotazioni, poi vi farò vedere il motivo. Se volete comunque utilizzare quelle di default, che io vi consiglio una volta che comunque le lancette sono piccole, non è detto che debbano essere precisamente quelle del Rolex, precise, identiche. Tra l'altro in questo modello Daytona che ho preso io, devo dire che un po' ci assomigliano. Quindi non si apprezza un occhio lontano che guarda il vostro orologio che non siano quelle originali, più che altro si vede lo sfondo. E allora, selezioniamo nuovamente la lancetta delle ore, andiamo a vedere le impostazioni avanzate. Io ho dato una larghezza di 160 e un'altezza di 200. Ho messo l'ombreggiatura, così è come se ci fosse il riflesso della lancetta sul quadrante, quindi il riflesso del sole, l'ombra. Per quanto riguarda quella dei minuti, ho messo 320 di larghezza, 280 di altezza. Quella dei secondi è uno stile diverso. Ho impostato 50 di larghezza, 170 di altezza. E poi sono andato a fare tutte queste lancettine piccole che girano in questi piccoli quadranti che voi vedete. Sono partito dal modello delle lancette delle ore, infatti come potete vedere qua ce ne sono diverse. Our hand, our hand, our hand. Ognuno, vedete? E in queste lancette ho impostato delle rotazioni diverse. Perché l'ho fatto? Ovviamente non lo userò, soprattutto perché non ci ho voluto perdere tantissimo tempo, ma avevo un fatto estetico. Dico, non lo userò come effettivamente come un cronografo, perché probabilmente andando a guardare in mezzo a tutte queste rotazioni, guardate, ce ne sono veramente tantissime. Troveremo sicuramente quella che magari ci serve se la vogliamo usare correttamente. Eventualmente potete fare come ho fatto io, cioè io gli ho dato semplicemente tre rotazioni differenti in maniera tale che tutte le volte che voi cambiate il quadrante nel vostro orologio, poi tornate a questo, quando tornate a questo Rolex, le lancette inizieranno a ruotare per sistemarsi. È una cosa grafica carina. Io non ho verificato se non gli diamo la rotazione cosa succede, però vedere girare tre lancette e le altre ferme mi avrebbe dato l'effetto delle lancette finte. In più, come potete vedere, hanno tre posizioni differenti, quindi questo ti dà come la sensazione che stiano effettivamente funzionando. E stanno funzionando, solo che io ho dato io delle rotazioni arbitrarie differenti, non necessariamente corrispondenti a questi numeri che ci sono qui. Quindi abbiamo parlato delle lancette, abbiamo parlato di come importare l'immagine di sfondo. Vi volevo dire una cosa importantissima: come potete vedere, io qua ho creato delle lancette d'oro. Come si fa questo? Scegliete lo stile, dopodiché andate a cliccare su Color e io ho inserito in questa stringa il codice HTML proprio del colore oro. Come potete vedere, io l'ho messo tra i preferiti. C'è Encyclopedia, questo sito dove ci sono veramente tutti i colori possibili e immaginabili.
potete scrivere nella ricerca anche oro o mettete gold, ne troverà tantissimo. Se poi cliccate su un colore qualunque, ad esempio questo, vi trova tutte le sfumature, dal saturato al desaturato, l'originale, il più chiaro, il più scuro, invertito, veramente di tutto e di più. Dategli la colorazione che più vi aggrada. Io ho voluto fare queste lancette d'oro. Una volta fatto questo, dovete affrontare il capitolo dell'orologio nel suo stand-by, perché spesso quando si utilizza un orologio, un gear o comunque un orologio smart, c'è la possibilità o di spegnere il quadrante completamente nel suo momento di stand-by, oppure far vedere qualcos'altro che magari potrebbe essere con una luminosità più bassa. Nel mio caso, infatti, quello che ho fatto io è prendere lo sfondo, dargli una luminosità molto più bassa, quindi del 25%. Questo si seleziona con questo, come potete vedere, con quest'occhio. Show o hidden in dim mode. Praticamente voi andando a cliccare su quest'occhio decidete quali elementi nascondere e quali elementi continuare a visualizzare. In un altro progetto che vi faccio vedere invece ho trasformato quando è attivo in analogico, quando è in standby in digitale, in maniera tale che io gli do un'occhiata e vedo l'orario, la batteria residua, il meteo. Io vi consiglio poi di andare a deselezionare, quindi a far sparire il center point, quindi il centro, perché si andrebbe a sovrapporre, non c'è bisogno, queste lancette che ho scelto io già sono dotate di centro per i fatti loro e quindi l'ho disattivata. Andate su Weave in Showcase Mode, lui manda in automatico il progetto alla vostra applicazione sul telefono e vi fa vedere la preview. Per completezza, se vi va, andate a scegliere direttamente il Samsung Gear S3, così avete proprio il vostro orologio con il quadrante. Se siete soddisfatti del vostro lavoro, cliccate su Send to Watch. Dipende se avete già configurato tutto, lo potrebbe direttamente mandare all'orologio, altrimenti fa un passaggio tramite il cellulare, poi voi aprite il Gear Wearable, che è l'applicazione che avete tutti se avete un wearable, e da lì scegliete il vostro quadrante e lo inviate all'orologio manualmente. Vi faccio vedere l'ultima cosa, cioè l'altro progetto che ho fatto con la differenziazione fra Active e Dim. Ho fatto questo progetto con questa foto che mi piaceva tantissimo di mia figlia. Come potete vedere, le lancette, ragazzi, le ho scontornate a una. È stato un lavoraccio e ho scelto queste lancette che mi piacevano, le ho scontornate all'esterno, all'interno, gli ho dato la trasparenza, gli ho settato il centro di rotazione e poi, quando invece l'orologio va in standby, mi spunta l'orario, la carica residua dell'orologio e se è previsto dalla stazione meteo mi spunta se è nuvoloso, se c'è la pioggia, qua non si vede ma l'orologio poi si vedrà. Quindi è tutto ragazzi, se questo tutorial vi è servito fatemelo sapere, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, supportateci, condividete il video, chiedeteci altri tutorial, soprattutto anche nell'ambito informatico. Io vi saluto anche a nome dell'altro al tubo, da parte di Tony. Ci vedremo prestissimo perché abbiamo diversi argomenti. Come potete vedere, non mi trovo nel nostro studio di registrazione, ma sono a casa perché stiamo facendo dei lavori, stiamo tinteggiando delle pareti, stiamo preparando il green screen. Insomma, stiamo cercando di attrezzarci per darvi un'esperienza video migliore possibile. Io vi ringrazio per aver visto il video e l'appuntamento è alla prossima. Stay tuned, ciao a tutti!